Ciao ChatGPT, scrivimi una brevissima introduzione per un video sull'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è una delle tecnologie più innovative e rapido sviluppo di oggi. Grazie ad algoritmi avanzati e all'enorme quantità di... Vabbè, noioso, poi ci arriviamo. Se ci pensate, lui, l'uomo di latta di Oz, è un'intelligenza artificiale. Anche Maria di Metropolis lo è. Il concetto di entità digitale in grado di ragionare come un umano stuzzica la nostra mente da decenni e anche grazie alla fantascienza negli anni 50 un'intera generazione di scienziati, matematici e filosofi fantasticava sull'intelligenza artificiale. Uno di questi si chiamava Alan Turing, un giovane inglese che si è posto una semplice domanda. Se gli esseri umani usano le informazioni e la ragione per risolvere problemi e prendere decisioni, perché non possono farlo anche le macchine? Nel 1950 questa idea dà vita a un paper, Computing Machinery and Intelligence, dove parla della costruzione delle macchine intelligenti e di come metterle alla prova. Decenni dopo, un'intelligenza artificiale forse non esiste ancora, ma il machine learning fa parte delle operazioni quotidiane più di quanto pensiamo. Dallo smartphone a ChatGPT e da lì, l'IA si è evoluta velocemente, forse troppo rispetto alle regolamentazioni e al resto del mondo tech. E ora, tra temi scolastici copiati e opere rubate, dobbiamo capire come non farci sopraffare con nuove innovazioni pensate per contenere questa incredibile invenzione. È l'innovazione che mangia se stessa, un ciclo continuo che da secoli ci spinge in una direzione, il futuro. Nel 1950 Turing ha un solo enorme problema, è nato troppo presto. In quegli anni i computer, cioè le menti dell'intelligenza artificiale, erano in grado di eseguire comandi ma non di immagazzinarli. In breve, non potevano ricordarsi cosa avevano appena fatto. E poi i computer erano incredibilmente costosi, con macchinari che se affittati potevano richiedere fino a $200,000 al mese, cifre che solo università prestigiose e grandi aziende potevano permettersi. Un punto di svolta per l'IA arriva nel 1956, quando al Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence viene presentato quello che per molti è il primo programma di IA della storia, Logic Theorist di Alan Newell, Cliff Shaw ed Herbert Simon. È una conferenza storica che di fatto setta la ricerca nel campo per i successivi 20 anni. Ecco, non si direbbe, visto che i partecipanti vanno e vengono un po' a casaccio e non riescono a mettersi d'accordo su uno standard per lo sviluppo. Poco male, la scintilla è stata accesa. Di certo c'era molto entusiasmo, forse fin troppo. Nel 1970 Marvin Minsky, uno degli organizzatori della fiera di qualche anno prima, dice a Life che entro 8 anni l'IA sarebbe stata intelligente quanto un essere umano. Un obiettivo non semplice, infatti ancora lontano, soprattutto in un'epoca in cui la potenza di calcolo era molto limitata e i computer non erano in grado di accumulare così tante informazioni come quelle necessarie a renderli intelligenti. Avanti veloce è con l'arrivo dei big data e del deep learning, cioè degli algoritmi di apprendimento profondo, che le reti neurali iniziano ad apprendere dall'esperienza. Il programma scacchistico Deep Blue batte Garry Kasparov a scacchi. È la prima volta che un campione del mondo perde contro un software. Nello stesso anno un programma di riconoscimento della lingua parlata viene implementato all'interno di Windows, un altro importante tassello per consentire l'interazione uomo-macchina. Ora l'aspetto interessante. In questi anni non è cambiato di molto il nostro modo di codificare l'intelligenza artificiale. Insomma, non le stiamo costruendo più intelligenti. Quindi cos'è cambiato? Beh, si sono spostati i limiti tecnici. Con la legge di Moore, che stima che la memoria e la velocità dei computer raddoppiano ogni anno, la capacità dei computer ha velocemente sorpassato le nostre necessità, permettendoci di realizzare IA sempre più evolute. In breve, saturiamo la capacità dell'intelligenza artificiale fino al massimo delle capacità consentite dall'attuale potenza computazionale. Poi aspettiamo che la legge di Moore ci superi di nuovo. E così via. Oggi nel nostro smartphone abbiamo una potenza che negli anni 50 era semplicemente inimmaginabile. Ma non solo, perché grazie al cloud possiamo accedere a una potenza di calcolo pressoché infinita, da ogni nostro dispositivo. È così che possiamo interagire con gli assistenti personali, la cui intelligenza si basa su un'elaborazione che avviene su un server remoto. Il nostro input viaggia sul web, viene elaborato da molteplici macchinari e torna da noi con una risposta in pochi millisecondi. Oggi il machine learning coinvolge un enorme numero di aspetti della nostra vita. Un esempio, quando scattiamo una foto con il nostro smartphone, quello scatto attraverso una serie di modifiche, fusioni di scatti diversi e correzioni che vengono gestite completamente e autonomamente da algoritmi di machine learning. Le macchine a guida autonoma si basano su algoritmi di apprendimento. I software in grado di disegnare tutto quello che vogliamo si cibano di enormi database analizzati dall'IA.
e sistemi come quello di ChatGPT possono rispondere a ogni nostra domanda. Nessuno però, per il momento, è riuscito a superare il test di Turing, che pur non essendo riuscito a sviluppare una vera e propria IA, ci ha lasciato un metodo per metterle alla prova. Il concetto è semplice: se un essere umano interagisce con una macchina e non riesce a distinguerla da un altro essere umano, allora la macchina può essere considerata intelligente. Ok, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale prosegue a gonfie vele. Tutto bellissimo, quindi. Beh, non proprio. Ora che l'IA ha fatto passi da gigante e sempre più persone la stanno utilizzando quotidianamente, la mancanza di regolamentazioni in questo campo si fa sentire. ChatGPT, per esempio, ha fatto molto parlare di sé per lo tsunami che sta portando nella scuola. Se tutti gli studenti possono preparare temi, paper o analisi semplicemente chiedendo a questo software, vanno riviste le regole di ingaggio con l'IA o va rivisto il sistema scolastico? Da lì e simili, che possono generare un'infinità di immagini originali, in che modo si rapportano con il copyright? Chi dice di quali opere vengono date in pasto al loro database? Come possono gli artisti escludersi da queste banche dati? E le macchine a guida autonoma? Di chi è la colpa in caso di incidente? Chi deve essere ritenuto responsabile se la macchina investe qualcuno? Il proprietario? Il produttore? O chi ha sviluppato il software? Oppure il software stesso? Ma cosa fai? Porti in tribunale un'intelligenza artificiale? Inoltre c'è il problema del bias, ovvero la tendenza dei sistemi di IA a replicare i pregiudizi presenti nei dati utilizzati per addestrarli, cosa che può portare a decisioni discriminatorie. Un esempio è la discriminazione nei sistemi di valutazione del credito o nella selezione delle nascite, dove le IA hanno replicato i pregiudizi razziali e di genere presenti nei dati. Oggi il settore dell'IA è, in maniera simile a molti altri settori del tech, un far west, dove l'innovazione è andata così veloce da non avere nessuna regolamentazione. Abbiamo capito che l'IA continuerà ad evolversi, ormai è chiaro, ma in questo processo servono dei paletti. Non tanto perché questi programmi possono diventare brutti e cattivi, ma perché rischiano di sfuggirci di mano in modi che non avevamo considerato. La community di sviluppatori deve coinvolgere esperti in ambiti come la privacy, la sicurezza e l'etica, per garantire che i sistemi di IA siano sviluppati in modo responsabile e sostenibile. La prossima grande innovazione sarà quella che inserirà l'IA in un recinto definito con delle regole e dei paletti. Che non significa limitare la potenza di un'intelligenza artificiale, ma inserirla in un contesto dove siamo noi a testare l'IA e non lei a testare noi. L'intelligenza artificiale ha compiuto passi da gigante nel corso degli anni e continuerà ad evolversi nell'arco dei prossimi. Ma è importante essere consapevoli dei suoi problemi e cercare soluzioni adeguate per garantire che l'IA sia utilizzata in modo etico, sicuro e responsabile, per il bene dell'umanità.